Bentornati su MrGadget.tech. Oggi per conoscere da vicino un prodotto molto interessante è il computer di Honor, si chiama MagicBook 16X. Prima di cominciare, come al solito, alcune raccomandazioni, quella cioè di iscrivervi al nostro canale di YouTube, di accendere, di attivare la campanella e perché no di lasciare un mi piace a questo video. Allora, cominciamo subito con il computer Honor MagicBook 16X che vi suggeriamo per una questione molto interessante, quella cioè del suo rapporto tra prezzo e qualità. Poco più di 600 euro per acquistare un dispositivo Windows 11, ovviamente, con un display enorme da 16 pollici con una definizione Full HD. Questo è un computer con un display IPS, con una ratio che è 16 decimi, che ha delle caratteristiche molto interessanti, soprattutto, ripeto ancora una volta, per il rapporto qualità-prezzo. Il display ha una luminosità che non è enorme, sono 300 nits, ma compensa questo dettaglio con la scelta di avere una finitura opaca dello schermo che in pratica abbatte qualunque tipo di riflesso che si possa verificare sulla superficie del display stesso. E poi all'interno la caratteristica tecnica principale è quella del processore. In un computer, in questo caso c'è un Intel i5 di 12ª generazione, che è una scelta molto smart. Perché? Perché contiene i costi, ma soprattutto perché nel frattempo, cioè dalla 12ª a quella attuale, il salto non è stato così quantico dal punto di vista delle prestazioni. Questo Intel di 12ª generazione i5 era stato un passaggio in avanti davvero molto importante e questo aiuta anche a bilanciare il costo. All'interno ci sono 16 GB di RAM e 512 GB di memoria interna. A completare la dotazione c'è un sensore per le impronte digitali direttamente sul pulsante di accensione che facilita le operazioni di sblocco con Windows 11. Ovviamente, come tutti i dispositivi del mondo Honor, questo computer ha una sua ragion d'essere nella convivenza con i tablet e con gli smartphone del mondo Honor, perché grazie alla combinazione di Honor Magic Link è possibile condividere molte attività, ad esempio passare una foto dal telefono al computer con una facilità totale, oppure utilizzare il proprio smartphone come modem senza dover veramente faticare e impazzire nella gestione delle connessioni. C'è un pratico sistema, una pratica piattaforma di gestione del computer prevista da Honor che si sovrappone a quella di Windows e che rende le operazioni ancora più semplici. Ci sono due altoparlanti, sono rivolti verso il basso. Questo vuol dire che l'audio è sicuramente migliore quando avete una superficie su cui appoggiarvi, perché in quel caso viene sfruttata la rifrazione del suono. Quando ad esempio tenete il computer sulle gambe, allora a quel punto il volume è un po' meno pronunciato e anche i bassi tendono a sentirsi un po' meno. Ma anche da questo punto di vista non esiste alcun tipo di problema. Dal punto di vista delle porte, lo possiamo vedere anche in real time, HDMI, USB-A e USB-C, sulla parte opposta invece USB-A e connettore per le cuffie. La batteria ha un'ottima autonomia, con il caricatore che è in dotazione si arriva al 50% in circa 45-50 minuti, cioè un'ora e mezza più o meno per la ricarica completa, e l'autonomia con un utilizzo, diciamo, normale, no? Scrivere cose, leggere cose su internet, mandare email, insomma, non l'uso intensivo del processore, si arriva più o meno ad una durata della batteria che è intorno alle 6 ore. Insomma, un rapporto qualità-prezzo veramente notevole e soprattutto a questa cifra un display gigantesco che in molti casi diventa particolarmente utile e nonostante il display così grande non è così difficile da trasportare. Certo, un prodotto da 16 pollici per noi in generale è sicuramente un prodotto più stanziale, ma ancora una volta vogliamo sottolineare il rapporto qualità-prezzo di MagicBook 16X che è veramente eccellente. Ci troviamo prestissimo su MrGadget.tech.